Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Italia. Oggi siamo su Sovereign Syndicate, ringrazio Joker Max per avermelo consigliato. È un gioco che inizio a dirvi fin da subito, è un gioco per pochi. È un gioco per pochi, seppur ha un prezzo onesto, 20 euro costa, adesso che è uscito costa qualcosina meno, 17,95 mi pare. Non è un gioco per tutti perché è un gioco in inglese ed è un gioco che ricalca un'esperienza simile a quanto già visto in Disco Elysium. È un gioco sviluppato da un piccolo team di sviluppo, è il loro primo gioco a quanto so, non è assolutamente male, ma è un qualcosa appunto che vi dicevo ricorda Disco Elysium, sono 420.000 righe di dialogo e al momento è disponibile solo in inglese. Gli sviluppatori si sono riservati del tempo per vedere un pochino come vanno le vendite e ve lo dico subito, secondo me la traduzione in italiano dagli sviluppatori non arriverà mai. Vi faccio questa premessa perché il gioco è complesso, anch'io ho delle difficoltà a capire perché è un inglese anche abbastanza difficile, quindi non sarà un gameplay dove lo giochiamo e capiamo la storia, ma vi faccio vedere più o meno in che cosa consiste. Fatta questa doverosa e lunga premessa, cominciamo. L'ambientazione è quella di una Londra di tipo steampunk, dove noi siamo una sorta di questo essere qui, Minotauro, e ci chiamiamo Atticus Daley, e possiamo scegliere un archetipo. È una sorta di, dicevo, lo dico per la terza volta, Disco Elysium, ma anziché il tiro di dadi per le varie scelte, abbiamo i tarocchi. Abbiamo questo che è Animal Instinct, praticamente ci dà un tratto di tarocchi, in pratica di intimidazione, e quindi ci permette di agire intimidendo i nostri interlocutori. Sprynes, che non so esattamente cosa voglia dire, è un mago che è addestrato in escapismo, quindi liberare le mani, fuggire, insomma. E charlatan, quindi come abilità è quella di parlare. Vedete che poi cambiano anche gli attributi iniziali di wit, praticamente ci dice istinto animale, consentimenti, insomma istinto. Spryness è dare una giusta dimensione alle situazioni, e wit è lavoro cerebrale, praticamente è tutto basato sull'intelligenza, insomma, e la riflessione. Abbiamo appunto l'inizio wit, dove appunto wit è potenziato, è razionale, e self-reliant è la sua abilità. E poi abbiamo self-discipline, che è illusionist. Praticamente facciamo questa magia di illusionismo per le persone. Io inizierei con questo, con charlatan, e iniziamo. Il gioco inizia molto semplicemente così. La cosa che mi ha un pochino spiazzato è il fatto che anche qui parliamo con i nostri demoni, le nostre molteplici personalità. Diamo un'occhiata, praticamente vedete, in inglese non è proprio semplicissimo. Una ombra oscura, una figura oscura arriva sopra di te. Contro il lampione, l'ombra oscura fa una forma, insomma. Non è semplice, insomma, la traduzione. Praticamente abbiamo questo individuo sopra di noi in questo momento che ci fa ombra. E infatti noi adesso partiremo da qui. Però c'è Old Crone, e questa è la vecchia, in pratica è qualcosa che ci parla, ci dice: sta arrivando, svegliati, esci dalla mia testa, tu vecchia. E qua dice, c'è uno straniero mascherato che è quello che effettivamente è sopra di noi, ci dice: Atticus Daley. Wit interviene, che è la parte nostra razionale, niente che una figura oscura. Ah no, è una maschera. Self-reflection interviene, dice: la sua voce è fredda e meccanica, come una porta metallica. Nasconde la sua identità, senza dubbio. E qua possiamo usare solo self-discipline. Vedete che abbiamo 69% di azzeccare questa prova di autodisciplina. Vediamo, peschiamo 7 e facciamo
Giusto. Ok. Chi, tossendo, sei tu? Espagne si intervenisce invece di una risposta. Proffer offre, c'è una spiegazione, collegamento ipertestuale, mi offre una fiaschetta. Ah, praticamente posso bere con ingordigia. Io speravo per Ear of the Dog un drink alcolico, che può essere anche una cura, ma invece è un, speravo in un, questo drink alcolico, la nostra mente ci dice, ma invece è solo una robaccia, insomma. Guadagniamo più 10 op, adesso poi vi faccio vedere. Meglio che la bocca secca, insomma, va bene. Spriner si interviene dicendo "Stow in the flask", va indietro alla luce della questo straniero indietreggia e lo vediamo nella figura intera. Infatti parte la grafica di gioco. Self-Reflection interviene, indossa una giacca da viaggio con un cappuccio rosso e una maschera ornata di pannelli dorati a glitter fatta a mano. Finery, ben fatto, insomma. Wit, la parte razionale, dice è roba ben fatta questa che indossa, insomma. E finalmente parla, noi ci alziamo, siamo questo minotauro enorme, alzati in piedi ora. Self discipline ci dice che ci alziamo e facciamo fatica a rimanere in piedi. Chi sei tu e che cosa vuoi da me? Un amico e ha bisogno dei tuoi servizi. Cosa faremo in questa avventura? Avremo numerosi misteri di persone scomparse da risolvere. In sintesi è questo. Un amico, ma un uomo di questa station. Vedete che station qua è inteso come classe sociale. Un uomo di questa classe sociale, così in questo quartiere di Londra, significa guai. E vedete anche queste frasi qui, misery acquaints a man with strange bedfellow. La miseria conosce un uomo con delle strane abitudini. Ho bisogno di un momento per rimettermi insieme. Bene, ti guarderò. Lo straniero spinge indietro la sua giacca, mostrando una alla cintura una pistola ad acciarino, quindi una vecchia pistola. Negli anni molti mindbag, persone non proprio lodevoli, le collezionano. Questa unstable mentally unwell a questa persona mentalmente instabile non è diversa. Boh, vedete che è abbastanza complicato da capire. Posso... facciamo questo. Il temperamento rappresenta lo stato mentale, perché in base alle azioni che facciamo noi abbiamo fatto una cosa che ci ha tolto 5 speranze. Noi possiamo aumentare o diminuire il nostro temperamento, la nostra situazione mentale, passando da disperato, wary, content, ottimista e hopeful. E quindi qui abbiamo perso un po' di speranza. Intanto ci si avviano delle missioni. Qua possiamo intervenire. Posso usare, perché mi sento come che sono un insieme di impulsi, cioè vorrei intervenire. Posso andare come self-discipline o come un wit. Vado in self-discipline e guadagno più uno di questo. E tutto questo poi ci influenza, perché vi faccio vedere. Il personaggio ha queste. Queste qui sono gli humors. Accumuli humor. Quando un humor bar è riempita, l'attributo associato aumenta di 1, quindi vedete che il phlegm, la flemma immagino sia, phlegm, ipotizzo, va in self-discipline, la bile gialla va in istinto animale, la bile nera va nel wit e il sangue va nella spryness. Ok, questo a grandi linee.
E poi qua ci spiega le varie cose. Vedete che è quello che vi ho detto alla fine. Va bene, back. Qua abbiamo i tarocchi. Quindi praticamente ho sbloccato un Major Arcana card. Ce ne sono 20 della Major Arcana da sbloccare. Ogni Major Arcana è sbloccabile solo da un tipo specifico di personaggio. Le carte nella Major Arcana sbloccano tratti speciali specifici di personalità. Una volta sbloccati sarai in grado di sceglierli quando avrai un dialogo che lo richiede. Va bene, e qua vediamo tutti quelli che... Perché penso che interpreteremo anche altri personaggi. E qua abbiamo il diario, il journal, che ci spiega un po' tutte le missioni che abbiamo accettato. E qua abbiamo l'inventario, visto in questo modo. Il gioco mi ricorda tantissimo. Premendo tab adesso possiamo vedere gli oggetti interagibili. Posso prendere questa canna, sarebbe Cane Sword, è uno stocco in pratica. Take the cane with you. Ok, e qua possiamo andare a vedere il newspaper, il giornale. Praticamente qua possiamo andare a leggerlo, ponderare le notizie, e ci sono delle notizie. Abbiamo guadagnato più uno di Black Bile. Perché? Perché abbiamo visto che ci sono stati degli omicidi. E qua possiamo dire... È una vergogna, nessuno merita di morire così, perché abbiamo letto di una storia che non ho letto adesso e non ha senso. E qua possiamo reagire guadagnando bile gialla in base alla nostra scelta. La scelta è un lusso che alcuni non possono permettersi. Intanto qua sto facendo Investigate the Murders. E qua mi inizia un'altra missione, quindi dovremo andare a esplorare un pochino in giro. Questo siamo noi che vaghiamo per queste strade di Londra. E tra l'altro ci sono anche delle cose interessanti, perché vedete che qua abbiamo la possibilità di vedere questa cosa che mi ricorda molto Dishonored, che praticamente è una cosa, un recinto militare elettrizzato. E qua possiamo scegliere. Vedere i tarocchi minori. Per fare dei check delle skill pescherai una delle carte dall'arcana dei mazzi minori. Ogni mazzo contiene carte numerate da 1, l'asso, al 14, il re. E contengono anche il mondo, che ti farà sempre avere successo in uno steel check, the fool, che invece è sempre il fallimento. Quindi, ok, qua abbiamo, vedete che abbiamo fallito. Quindi... E qua posso andare a fare quest'altra scelta, perché praticamente siamo morti. E posso riprovare di nuovo. Ok, posso fare questa... Praticamente qua, se io avessi passato il tiro di prima... Ho avuto successo, in questo caso dovrei riuscire a capire che tutti sono connessi, questa recinzione è collegata al lampione lì. Non sono un ingegnere, ma posso darci comunque un'occhiata. Vedete che adesso è cliccabile lo switch box, ed è il motivo per cui io prima guardavo. Posso usare Spryness o Animal Instinct. Io uso l'istinto animale e uso la spada per aprirlo, e riesco ad aprire il pannello. Ho fatto il bullo, ho aperto la cosa, e qua possiamo con il 19% di possibilità riuscire a tagliare il cavo rosso, che ovviamente ho fallito. In questo caso mi dovrei rimanere, infatti, attaccato alla corrente. Ho perso 10 di speranze più 1 di bile gialla, e quindi la bile gialla che mi fa salire l'istinto animale. Ho reagito così. Vabbè, vedete che ho interagito con un elemento che adesso non credo neanche sia più interagibile, o almeno non possiamo più fare quello di prima, credo. Infatti, però avevo la possibilità, seppur bassa, un quinto di possibilità, di disattivare questa barriera. E qua ovviamente si va avanti con le persone con cui possiamo parlare, i poster delle persone mancanti, scomparse, con cui possiamo interagire. Vedete che
Self-reflection. Allora, questo io non escludo che un domani possa essere tradotto, ma sicuramente non dagli sviluppatori, perché sono sviluppatori piccoli e un gioco del genere in Italia non va. Probabilmente, come per Disco Elysium, potrebbe essere tradotto da una IA, piuttosto che quei siti che fanno le traduzioni, o amatorialmente da degli appassionati, anche se qui la vedo dura perché è un titolo molto molto di nicchia. Se no, ripeto, il prezzo è assolutamente onesto. Non credo ci sia molto altro da vedere, nel senso che qua la bontà del titolo verrà vista solo giocandola. Qua abbiamo, vedete che adesso io premo I e vedete che nell'inventario c'è questa. È un'avventura che ricorda molto, e questo lo confermano anche delle recensioni che ho visto, la natura un po' libro game del gioco. Warground Station. E quindi praticamente non si può entrare. Ok, e qua abbiamo ancora il nostro amico straniero con la pistola, che tiene piano piano la pistola. Abbiamo guadagnato la speranza. Ah, l'ho attaccato, è vero, questo l'avevo già fatto. E avevo fallito. Ah, praticamente sì, abbiamo tentato di ragionare. Belle anche queste scene fumettate. Non puoi mandarmi via, non sono uno dei tuoi debiti. Va bene, io finisco la conversazione qui. Sto saltando tutto il dialogo perché ovviamente poi qua la storia va avanti. Come avete visto, l'inglese non è facilissimo, purtroppo, però adesso qua siamo in una nuova zona. Ambientazione stranissima, perché comunque è un misto di Dishonored, di Cyberpunk, se vogliamo, ma anche il fatto che comunque siamo un Planescape Torment, volendo. Posso mettermi qualcosa di più presentabile? Change area. Ok. Posso farmi un bagno? Take a bath. Ho fatto un bagno. Più 1 blood e più 10 di speranza. Quindi, e qua c'è un altro. Mi ricorda anche un po' Vampire, a dire la verità, con queste atmosfere un po' così di Londra vittoriana. Sì, molto molto Vampire, The Masquerade. E qua arriviamo al bar. Ovviamente questo non è un video classico, un video canonico dove snoccioliamo il gioco, ma è per lo più un video di curiosità, perché magari qualcuno di voi potrebbe essere attratto da questo titolo, magari guardandolo ci ha capito più di me a livello di lingua, ma secondo me il 90%, se non di più, della gente che ha visto questo video, poi confermatemelo nei commenti, l'ho trovato abbastanza di nicchia e proibitivo. Non dico che sia brutto, perché secondo me un gioco del genere fosse tradotto in italiano sarebbe anche un bel gioco rilassante, tra virgolette, però il fatto di poter scegliere e avere epiloghi diversi delle variazioni potrebbe essere molto molto interessante. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questo Sovereign Syndicate e noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay. Alla prossima e ciao ciao!